Salve a tutti e bentornati con Avatar la leggenda di Aang. Buongiorno Andrea. Ah, scusa Costanza, buongiorno. Buongiorno Ivan e Però è una bella buongiorno chioma, Andrea. al nostro pubblico. Vero? Buongiorno Ivan, Non buongiorno l'ho mai al nostro visto, pubblico, visto. bentornati, bentornati a questa nuova recensione della terza stagione di Ma Avatar. sai perché? Beh, Costanza, perché? Perché con Andrea registro 4 video a settimana. E quindi sono abituato, ce l'ho proprio sul. E ormai ci scambi tutti per Andrea. Sì, Sì, posso mitico Andrea, capire. salutiamo. Benvenuti. Salutiamo anche l'oculista di Ivan. Non c'è. È proprio quello il problema. Noi cosa faremo qua? Recensiremo gli episodi 12 e 13 di Avatar, della stagione 3 di Avatar, la leggenda di Aang. Siamo arrivati a un giro di boa. Vediamo, ci avviciniamo al finale di serie, giusto Costanza? Infatti, queste puntate fanno parte diciamo quel maxi gruppo di puntate che si chiamano Road to, no, scusa, Countdown to the Comet, cioè il countdown verso la cometa. Perché noi sappiamo che il finale di stagione, che è il finale di serie, sarà composto da una puntata divisa in quattro. E tutto ciò che è prima, a partire da questa puntata qui, sarà, diciamo, è in questo macro gruppo appunto di countdown. Però prima di iniziare, invito tutti a mettere like, a commentare sotto. Cosa ne pensate della puntata? Se abbiamo detto delle fesserie, se non abbiamo detto alcune cose che magari a voi hanno preso particolarmente. Inoltre, in descrizione trovate il link a tutti i nostri social, tra cui il canale Twitch, in cui facciamo dirette tutte le settimane. Vi invito ovviamente a seguirli tutti e iscrivervi al gruppo Telegram I Farcitori di Bomboloni, che è aperto a tutti, e trovate il link in descrizione. Intanto è passato Valentino Rossi qui. No, è passato qualcuno con la Vespa, probabilmente. E Luca Alberto. Ho perso il filo. Ho perso il filo. Ah sì. Ovviamente tramite Twitch, se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al canale, altrimenti potete abbonarvi anche tramite PayPal. Quando entrate nel gruppo di Farcitori di Bomboloni, digitate slash link e vi apparirà il link per pagare con PayPal. Sarà un piccolo contributo per questo canale, ma un grande contributo per non per l'umanità, è troppo mainstream. Sarà un grande contributo per la cultura trash che noi largiamo, non è vero. Scherzo. Ma iscriversi al canale così sarebbe gradita la cosa. Si è dimenticata. Ma quello è ovvio. Beh, però io iscriversi al canale non lo dico neanche più perché mi sembra evidente, no? Perché se non l'avete fatto, allora veramente siete. Non diciamolo. E cliccate ovviamente sul campanellino Trilli, così rimanete aggiornato su tutte le recensioni che Ivan fa con Andrea. Tutte, ne facciamo tantissime. Va bene, siamo tornati qua, episodi 12 e 13. Dove eravamo rimasti, Costanza? Che i nostri cari... Eravamo rimasti col team Avatar che si dirige verso il Tempio dell'Aria dell'Ovest e Zuko che li segue indirigibile. Perché Zuko è Ivan, andato da suo padre, gli ha detto. Come si chiama? Aspetta, esatto. Come si chiama la puntata 12 in italiano? La trasformazione di Zuko. Che non è per niente spoilerosa come titolo. In originale si chiama The Western Air Temple, il tempio dell'area dell'Ovest, perché, come già accennato precedentemente, tutte le puntate, cioè noi vediamo tutti e quattro i templi dell'aria. Le puntate in cui li vediamo sono tutte denominate come il nome del tempio, cioè il tempio dell'area del nord, che è quello dei meccanici, quello del sud, che è quello dove Aang vede lo scheletro di ghiaccio, lì è tipo la terza puntata della serie, credo. Lui vede tutta la cosa degli avatar, esatto, con Roku, Kyoshi, esatto, tutte le statue degli avatar, esatto. C'è questo che è il tempio dell'area dell'ovest, e poi c'è la puntata quella I giorni perduti di Appa, lì Appa's Lost Days, dove vediamo il tempio dell'area dell'est, che è l'unica che non ha il nome del tempio nel titolo. Però noi dove italiani c'era ci facciamo Monaco, sempre riconoscere, quindi spoileriamo i titoli. Dove c'era il sì, Guru Patik. Sì, quello che apri quello Chakra. Sì, che mangiava tipo il frullato di banane e cipolle. Sì, proprio lui. Ma torniamo ai nostri cari episodi, perché vediamo il nostro caro team Avatar atterrare nel Tempio dell'Area dell'Ovest. Il Tempio dell'Area dell'Ovest che è sotto sopra. Tra l'altro insieme a loro ci sono sì. Aru, il tizio in carrozzina e il Duca.
Quindi si sono portati dietro perché i nostri cari vecchi, i nostri cari genitori, le persone più anziane si sono sacrificate per far scappare il team Avatar con i più giovani, in modo da poter elaborare e sconfiggere il Signore del Fuoco successivamente, quando ci sarà probabilmente la cometa. Il problema è che Zuko gli corre dietro. Zuko atterra anche lui nel tempio dell'area dell'Ovest e fa tutte queste prove. Ecco, da qua in poi Zuko si è trasformato. La trasformazione di Zuko passa da stronzetto, arrogante, così a fesso. Perché sembra un po' un fessacchiotto Zuko qua in queste puntate. Ma sì, sono divertentissime le scene in cui, perché Zuko praticamente vuole unirsi al team Avatar, però diciamo è lì con un rospo di fronte che sta provando il discorso che gli avrebbe fatto. Cioè, fa Esatto, riderissimo, secondo me, quella il rospo, sì, il scena è un po' rospo. molto impazzato. E la chic è quando lui fa: cosa direbbe mio zio Airo? E si mette a dire tipo una serie di frasi nonsense ad imitazione di zio Airo, Imitando imitando zio Zio Airo. E dopo si dice: neanche quando parlo io per zio Airo capisco zio Airo. Airo. Cioè, Esatto. io lì mi sono messa a ridere tantissimo perché è meravigliosa quella scena. Zio E Airo, che ricordiamoci, è scappato di è prigione scappato ed in... è in questo momento latitante, non sappiamo dov'è. Chissà dov'è. E vediamo il nostro caro Zuko che si avvicina ad Aang. Katara comunque lo prova ad attaccare, è diffidente, e lui gli chiede: fa, sarò io il tuo maestro, il tuo insegnante di dominio del fuoco. Tra l'altro il nostro team Avatar prima stava elaborando il piano su come andare avanti. Sokka le dice: fa, torneremo al piano originale, tu imparerai il dominio del fuoco, con i quattro elementi tu potrai sconfiggere Ozai. Il problema è E che gli chi è che manca l'insegnante. insegna il dominio del E fuoco? quindi Zuko arriva e si offre come insegnante di dominio del fuoco. E E ovviamente tutto. loro, che hanno bisogno di un insegnante di dominio del fuoco, cosa fanno? Lo Lo rifiutano. cacciano Lo via. cacciano via. E Zuko fa: sì, lo so, era prevedibile. Cazzo, cazzarola. Come facciamo se preparare questo rospo? Il problema è Eh che. sì, come facciamo? Eh sì, mi dispiace, ho fatto delle scelte sbagliate in passato, non avrei dovuto Mandarvi il cercare di serial catturare killer. il Polo Nord, non avrei dovuto mandarvi serial killer, e lì tutti, in che senso? Serial killer che torna, il nostro caro uomo scoppio boom boom, che torna per ovviamente finire la sua missione. Intanto Zuko cerca di fermare, quindi lui cosa fa? Si schiera insieme al team Avatar. Il problema è che sono tutti malfidenti e quindi ovviamente hanno paura che Zuko li tradisca. Invece Zuko ha tutte le intenzioni di comunque di aiutare, cerca in modo pacifico di fermare questo scontro. E il problema è che il nostro caro uomo scoppio boom boom muore, perché Sokka gli pianta un boomerang in fronte. Esatto, Sokka le chiama un boomerang in fronte, vediamo un'esplosione e vediamo il braccio che cade via. Ovviamente è una serie per bambini, quindi non potevano far vedere la gente che muore. Ricordiamoci la fine Jet. che ha fatto Jet. Esatto. Qui è leggermente diverso perché era comunque un villain, però non potevano far comunque vedere la gente che muore. Konietzko e Di Martino successivamente dichiareranno che sì. Praticamente, nel momento in cui Sokka gli ha piantato il boomerang sul terzo occhio, gli ha chiuso il chakra e Ma era un lui, dominatore cercando di questo? usare. Sì, Io non sì. ho. Diciamo, no, allora, diciamo che non sto ad esplicare la cosa perché in Korra, nella leggenda di Korra, troveremo un altro personaggio che avrà gli stessi poteri di Uomo Scoppio Boom Boom, e lì ci verrà spiegato meglio come mai e come funziona questa È un cosa. dominatore Quindi non del voglio, gas. diciamo, anticipare. Allora, finisco un attimo il discorso e dopo torno al dominio del gas. Allora, stavo dicendo che appunto gli si blocca il chakra e quando lui cerca di usare i suoi poteri implode. Cioè, proprio Sì, letteralmente, beh, questo l'hanno certo. dichiarato gli L'hanno autori. bloccato Cioè. come se ci mettessero un tappo. Niente. Mi fermo qua. Vai, vai, stavi dicendo. Come se mettono una mentina nella bottiglia di Coca-Cola di vetro e chiudono col tappo, esplode la bottiglia. Cioè, il discorso è quello. Allora, il dominio del gas, cioè, allora, qualcosa come dominio del gas non esiste, però noi sappiamo che i dominatori del fuoco dominano anche il fumo. Sì, però Perché, non so se i ti dominatori ricordi, la dell'acqua puntata. dominano la nebbia. Sì, ma perché la nebbia alla fine è acqua, cioè è acqua, è un misto tra acqua e aria, È il quindi ci fumo sta. misto tra acqua, tra fuoco e aria. Tra.
E aria, esatto, secondo me appunto questi qui, cioè i dominatori del fuoco, ma non tutti, noi li abbiamo fatto fare solo a Sozin per ora il dominio del fumo, perché ricordiamoci quando era con Rocco sul vulcano, che lui sostanzialmente con quel movimento molto simile a quello che usa Airo per deviare il fulmine, cioè il simbolo, scusa, il movimento di dominio dell'acqua, lui domina cioè, diciamo, tira su assorbe quasi il fuoco e lo fa diventare fumo. Cioè, è proprio una Dominio trasformazione di del energia, cioè, quello che ci spiega. che ho dimenticato magari di dire nello scorso video, che magari mi avete scritto nei commenti, o comunque mi avete detto, che quando Ozai comunque all'incontro con Zuko, lui quando ritorna ai poteri dell'eclissi, svanisce l'eclissi, utilizza il fulmine su Zuko e Zuko devia il fulmine col dominio dell'acqua. Con la Esatto. tecnica di Zio Aaron. Però avrebbe potuto deviarlo contro Ozai, ma non lo fa, lo deve da un'altra parte, perché non è il suo destino sconfiggere Ozai, è il destino Esatto, sì. dell'Avatar. Comunque, torniamo a Sì, questi episodi. Il quindi nostro caro Zuko cosa fa? esatto. Il nostro caro Zuko comunque cerca di mediare. Alla fine ci rimane anche un po' strozzo. Dice, ma porca miseria, è morto, come un coglione questo. Vabbè, comunque, alla fine, con riserve, accettano Zuko come membro del team Avatar. Tra Esatto, l'altro, credo che ed è principalmente grazie a l'unica Toph. entusiasta è Toph. Esatto. Che dirà a Zuko, sì, se lui si unisce al gruppo ho molto tempo per, diciamo, per rifarmi del fatto che mi abbia bruciato i piedi. Spoiler, non farò un cazzo. So, Toph. Sì, è vero, gli ha Cioè, bruciato i quindi... piedi, gli ha rubato la collana a sua madre, gli ha invaso la cosa. Sì, la Ahsoka. madre, sì, quindi no, alla fine l'unica entusiasta, come hai detto tu, è Toph, che tra l'altro è quella che ha proprio, diciamo, spiegato agli altri come sia stato stupido rifiutare l'aiuto di Zuko, visto che si è offerto per insegnare il dominio del fuoco Aang. E la puntata si conclude con sostanzialmente Zuko che si unisce al team, Katara che lo minaccia, e un'altra cosa, perché ricordiamoci che lì ci sono anche gli altri personaggi. Sì. Ci sono anche che ad un certo punto escono di scena dicendo andiamo ad esplorare il tempio. Con Jacko e Di Martino, no? Hanno detto che loro avrebbero voluto farci vedere che ci avevano in mente anche le scene degli altri che esploravano il tempio per farci vedere un po' più di questo tempio dell'area dell'Ovest, solo che non c'era abbastanza È minutaggio per sottosopra, farlo. abbiamo già detto, è Avrebbero sottosopra questo voluto. tempio. Sì. E tra l'altro veniamo a conoscenza nei flashback che quando lui, quando Zuko è partito dopo essere stato esiliato, la prima cosa che fa è va a saltare i tempi. Il primo tempio è quello dell'Ovest, e lui e zio Iroh Perché è erano quello più già vicino, quello più chiaramente. vicino. E lui e zio Iroh erano già stati in questo tempio dell'aria, che comunque avevano trovato Sì. vuoto. Sì. Perché loro Va cercavano bene. l'avatar. E quindi passiamo all'episodio successivo, che comincia Esatto. l'addestramento di. Esatto, abbiamo già parlato del dominio del fuoco. Il secondo episodio si chiama, com'è che si chiama in italiano? Non lo so, non mi ricordo In mai. inglese si chiama The Firebending Masters. Cioè, i maestri del dominio del fuoco, che sono due. Credo che. Anche così, adesso poi dopo andrò a recuperare. Non lo so, onestamente. Io devo essere sincera, non so se l'ho mai detto, non ho mai guardato la serie in italiano, perché da bambina la guardavo su Nickelodeon in tedesco, e faccio il watch periodicamente di questa serie, di tutta. Ogni 2 anni, più o meno, ho sempre fatto il rewatch di questa serie, e l'ho fatto in inglese, da quando ho iniziato a capire l'inglese. Quindi in italiano non l'ho mai vista. Sì, praticamente questa puntata si focalizza, come stavi dicendo tu, appunto sull'addestramento del dominio del fuoco di Aang. Di Aang, che e vediamo uno Zuko spento, In fiacco, difficoltà. in Hai difficoltà, spento la parola giusta. spento, e quindi cosa fanno i nostri? Quindi partono insieme ad Appa in una missione secondaria, andranno a trovare la vera fonte al Tempio del Fuoco del dominio del fuoco, quello che rappresentava, Esatto. e arrivano in E tra questo. l'altro c'è una scena bellissima di Toph che spiega l'origine del dominio della Terra, che erano le talpe che le hanno segnato il dominio. Aang dice che i dominatori dell'area originari erano Sì. i bisonti volanti tipo Appa. E niente, appunto. Ah, una cosa prima che inizi a parlare della puntata, hai detto giustamente com'è che l'hai chiamata, una missione secondaria?
Ecco, avviso te e avviso il nostro pubblico, fatevi piacere questa cosa, perché tutto il countdown alla cometa sarà tutto missioni secondarie. Infatti sono quasi tutte puntate doppie. Saranno tutte puntate secondarie, cioè missioni Vabbè, secondarie doppie. però se sono belle come questa, non è come quella di lui che dorme, che non dorme Guarda, devo essere o che va nella, sincera, e passa nella questa qui palude. è, secondo me, delle missioni secondarie è forse una delle più deboli. Comunque, vabbè, Secondo me, arrivano al Tempio del personalmente. Fuoco e Non è il Tempio del Fuoco, è Tempio dei Guerrieri il del Sole. Tempio Dei Guerrieri il Tempio dei Guerrieri del del Sole che Sole. sono estinti. Guerrieri del Sole che tra l'altro ricordano molto le popolazioni, secondo me, dell'America Centrale, tipo i Sì, nati Maya e quelli. americani. Però, esatto, i nativi americani. Però le loro strutture architettoniche che noi vediamo sono molto, molto ispirate a quelle buddiste, Sì, più che a quelle dell'America. vediamo Aang e Zuko che entrano e vedono questa statua, queste statue, questi draghi. E comunque c'è No, non ci questo. sono le statue dei Non ci draghi, sono le statue ci dietro. sono le statue delle persone. Sono le statue delle persone. I draghi li vedremo dopo. Comunque vediamo Aang e Zuko soprattutto che vede. Una forma di dominio del fuoco. Fa Che si quindi chiama? Com'è che si il chiama? drago danzante. Il drago danzante. Meraviglioso. Quindi vediamo Aang provare a fare questa forma di dominio. E essendo Zuko un po' spento, lui, a parte che lui tira fuori un po' la sua strozzaggine anche qui, lui è titubante. Cercano in modo rocambolesco, vengono rinchiusi, rimangono intrappolati dentro a questo tempio. E arrivano a salvarli i guerrieri del sole, che si credevano estinti, invece sono ancora vivi. Sono ancora vivi e alla fine cosa succede, Costanza? Alla fine loro Rico. sostanzialmente devono fare delle prove, vabbè, per poter incontrare i maestri del dominio del Chi fuoco. sono i maestri del dominio del fuoco? I bisonti per il dominio dell'aria. Sono i I draghi. draghi. Ma ricordiamoci Ci che sono due l'ultimo draghi che drago. sono ancora vivi. Esatto. L'ultimo drago è stato ucciso da Azio Aero. E infatti, Ah, quando. esatto. Aspetta, una cosa, ci viene qua specificato che diciamo che la caccia al drago è diventata uno sport per la gloria, iniziato da Sozin, e tutti quelli che conquistavano i draghi ricevevano il titolo onorario di drago. Aero è il drago dell'Ovest, ha ucciso l'ultimo drago, o almeno questo è quello che credono tutti. Infatti il nostro caro tizio dei Guerrieri del Sole gli dice, zio Aero, tu Aero è venuto qui, custodisce il nostro segreto e custodisce e lui non ha ucciso i due draghi. Diciamo la forma primaria del dominio del fuoco, lui ha capito, cioè l'origine di tutto. Secondo me questo, tra l'altro, ha contribuito anche un sacco a formare Airo come Sì, anche secondo me. persona, cioè come persona positiva. E quindi Aero non ha ucciso il drago, ha mentito, però ha mantenuto, diciamo, questa pace all'interno di questo tempio. E ha mantenuto il E segreto. si è mantenuto il segreto, ovviamente. Dopodiché Zuko capisce che finché lui gli dava la caccia aveva uno scopo, ora che si è unito al team Avatar deve averne un altro, quindi deve trovare la fonte interiore a sé, deve sbloccarsi praticamente all'interno di sé. E quindi lui, grazie Esatto, comunque ai e deve draghi. capire l'origine del dominio del fuoco, che non è comunque un'origine negativa, perché il fuoco è vita, Esatto, è come il energia, sole. lo dice anche Aang. Io credevo che dopo aver ferito Katara, se ricordiamoci quando c'era Jonjong che addestrava Aang nella prima stagione del Dominio del Fuoco, ha ferito Katara. Involontariamente, io dopo aver ferito Katara credevo che il dominio di fuoco fosse morte, fosse distruzione. Invece, io so che il fuoco è energia, è vita, è sole, è luce. E quindi alla fine cominciano a preparare la danza la tecnica del drago danzante come dominio del fuoco. Infatti, dopo, quando tornano, infatti, Esatto. dopo, ovviamente, i Guerrieri del Sole.
gli dicono di mantenere comunque il segreto. Quando arrivano al Tempio dell'Aria, comunque loro provano la mossa e vediamo Aang comunque sprigionare fuoco dalle proprie mani. Tra l'altro una delle prove era quello di passarsi questo fuoco, ad Aang si Sì, spegne, ma Aang si sì, spegne. veramente, secondo me però, esatto, è molto simbolico perché è troppo impaurito, non riesce a tenere Esatto. viva la fiamma, mentre quella di Zuko potrebbe essere troppo forte, non lo so, diciamo che il modo in cui tengono il fuoco riflette molto il loro carattere, ecco, e il loro stato d'animo in quel momento. Io sono comunque fermamente convinta che il dominio del fuoco sia il meno potente di tutti, che sia più inutile. Vedremo cosa succederà. E poi, Secondo me, tra l'altro, c'è allora. Sokka che li piglia per il culo. Fa, ma cos'è questo bel balletto? Fa, no, non è un balletto, è una forma di dominio del fuoco. C'è Zuko che si incazza. Fa, no, questa è una forma di dominio del fuoco, è molto importante, la fonte di dominio. Fa, come si chiama? Il drago danzante. E tutti gli ridacchi da dietro. Meraviglioso, meraviglioso. Comunque, stavo dicendo che siamo abbastanza concordi che i domini più potenti sono l'acqua e la terra. Adesso c'è chi sostiene uno, chi sostiene l'altro, considerando tutte le varianti del caso. Io personalmente sono fermamente convinta che il dominio dell'aria sia più potente di quello del fuoco, perché il dominio dell'aria tu non lo vedi. Cioè, a noi ce lo animano nella serie per farcelo vedere, però tu non sai che ti sta arrivando qualcosa addosso. Il dominio del fuoco, cioè, e poi anche a livello difensivo, il fuoco che cavolo può fare? Abbiamo visto creare Cioè, la rete diciamo di che è molto fuoco. attivo. Sì, però è comunque un modo, cioè, di attaccare, cioè, anche lì la rete di fuoco, cosa fai? La crei sopra un canale d'acqua. Genio! Arrivano i dominatori dell'acqua, ci buttano sopra l'acqua e spente, capito? Secondo me, non lo so, lo vedo molto attivo e poco passivo come. Lo vedo molto attivo e poco passivo come forma di dominio, non lo so, io non sono convinta, ecco. Comunque, vediamo. Però Comunque, vedremo. questa. Diteci nei Comunque, commenti. qual è il Quale dominio? secondo voi esatto, meno potente? Meno potente. Io credo che Toph comunque sia la dominatrice più potente. Ma dopo ci arriveremo, forse verso la fine, quando faremo un resoconto della serie. Vediamo qual legame tra Aang e Zuko. Comunque, stringersi sempre di più. Vediamo che comunque Aang aveva accettato nello scorso episodio come insegnante di dominio, ma con riserva, perché ovviamente Zuko gli aveva sempre dato la caccia, era comunque abbastanza titubante. Katara è arrivata a minacciarlo. So che l'unica un po' entusiasta era Toph, ma anche Appa, diciamo, non era troppo convinto. E invece qua vediamo il rapporto fra Aang e Zuko, comunque, Tra cioè, l'altro crea. Zuko disse anche che, ha detto anche a Aang, tu una volta hai detto che potevamo essere amici. E tra l'altro ci ricordano che la puntata in cui lui viene catturato da Zhao e liberato da Zuko, Zhao che non è parente della regista Chloe Zhao, ricordiamocelo perché non Sì, vorrei è il nostro confondere il caro pubblico. Pirla che è morto alla fine della prima stagione. Ammiraglio. Preso sotto dallo spirito dell'oceano. L'ha Però tirato ovviamente una. non ce l'hanno detto esplicitamente Beh, dai, scusa, perché. è morto, eh. Ma sì. È palesemente morto, non è più apparso. Come non è più apparso. Cosa, come si chiama? Jet, Bimbo Sì, Sperduto ma e Jet Luffy ce l'hanno detto che è morto. e Uomo Scoppio Boom Boom che è Cioè, non. morto con un boomerang in fronte. Eh sì. Questa è Comunque, proprio della serie Dumb Ways to Die. sì, Modi stupidi per morire. e vediamo cosa dice. Hai ancora qualcosa da dire su questa puntata? No. Vediamo. No. No, niente da dire. Quindi tu dici che è una di quelle più deboli. La prossima puntata sarà doppia. Sì. E saranno. Fammi vedere. Quali sono le prossime? 14-15. Vabbè. Vabbè, Credo. poi vedremo. Sì, anche la prossima sarà doppia. Quindi Quindi sarà anche doppia. Quindi. sarà un'altra side quest, mettiamola così. Però sono interessanti, ecco, non solo side quest come abbiamo visto fino adesso, tipo quella della scuola, quella delle truffe. Vabbè, quella delle truffe era divertente, però, eh.
Secondo me sono comunque personaggi che, cioè, puntate che spiegano di più le dinamiche tra i personaggi, la caratterizzazione, come si integrano in un contesto nuovo, così. lo puoi Queste qui dire. sono proprio. Lo puoi dire. Saranno tutte centrate su Zuko queste side quest. Ci sarà sempre Zuko come protagonista. No? Sì, allora, diciamo che ognuno avrà la propria avventura con Zuko. Aang ce l'ha appena avuta, anche gli altri avranno la loro avventura con Zuko. Quindi noi vedremo anche la side quest di tipo Zuko e Sokka, per dire. Cioè, ognuno avrà la propria avventura con Zuko. Zuko e Toph, sarebbe divertente. Zuko e Vedremo. Katara. Quella è veramente una puntata. È quella dei predatori del sud. Zuko e Katara. Quindi è un modo di integrare in queste ultime puntate Zuko al team Avatar. Esatto. Ma Zuko dopo farà il doppio gioco alla fine, come ha fatto Ba Xin Se? Bella domanda, Ivan. Vedo che stai iniziando a farti le domande giuste. Perché l'abbiamo visto comunque redimersi, comunque fare il cameriere Ba Xin Se, però qua vediamo che proprio si è unito al team Avatar, eh. Cioè io credo che qua. E in tutto ciò ricordiamoci che c'è anche l'influenza di zio Airo, che è ancora latitante. Vedremo, vedremo. Va bene Costanza, quindi noi ci rivediamo la prossima settimana con gli episodi 15, no, 14 e 15, sì, che saranno doppi e quindi vedremo, ci avviciniamo sempre di più al finale di stagione. Manca poco, mancano poche settimane. Quante ne mancano? 5 settimane. 14, 15, 16, Sì, manca 17, poco più di 18, un mese. 19. No, 4 puntate. 20. 4 puntate alla fine della serie. Ed è. Ci sto quasi male. Avatar è qualcosa che ti manca poi. Cioè, immaginalo, cioè, crescerci. Cioè, io ci sono molto affezionata perché, come ho detto tante volte, ci sono cresciuta. Per me Avatar è stato tipo il mio Dragon Ball, tipo il mio Sailor Moon. Per me è stato Avatar, proprio a livello, perché ci sono, cioè, tutta una generazione cresciuta con Dragon Ball, cresciuta con Sailor Moon, ancora prima ci sono quelli con Goldrake e serie di questo tipo. Io sono cresciuta con Avatar, era un altro decennio e un altro paese, c'erano altri canali, altri prodotti, io sono cresciuta con questo. E difatti ci sono molto affezionata, difatti è una di quelle serie, come dicevo, che di cui faccio il rewatch periodicamente, da sola, con alcune amiche, con mio fratello, perché guardavamo molto io e mio fratello. Difatti ogni tanto parliamo per citazioni anche di questi prodotti. Con me che mi hai obbligato. Non ti ho obbligato, ti ho solo convinto. È diversa da fatto, è una sfumatura leggera. Però ti ringrazio tanto. Ma prego, e dopo guarderemo che la leggenda di Korra, Sì. E vero dopo Ivan? riniziamo a Perché guardare sono. Dragon Ball. Io non ho mai visto né mezza puntata di Dragon Ball in vita Vedi, mia. dopo siamo pari. Allora, la leggenda di Korra sono molto molto curiosa perché diciamo che c'è una questione molto dibattuta sul fatto se sia o no meglio di Avatar, cioè di Aang. È molto dibattuta e sono molto curiosa di sapere cosa ne pensi. Vedremo, ma ci accompagnerà per tante settimane anche la leggenda di Korra. Va bene, abbiamo un po' divagato. Comunque, noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie mille Costanza e alla prossima. Rimanete Grazie Ivan, grazie al pubblico. sintonizzati, ci sono tanti Ciao. altri video. Arrowverse, Loki. No, Loki forse probabilmente è già finita, ma ci sono tante altre cose. Sarà What If.